Bentrovati S1 Magazine speciale referendum, buonasera agli ospiti in studio, per il comitato del SIL sindaco di Satriano Michele Drosi, bentrovato, per il comitato del No Fausto Pettinato presidente Ampi sezione Soverato, bentrovato. Buonasera. Allora, il 4 dicembre si voterà, gli italiani saranno chiamati a decidere se approvare o respingere la riforma eh, Renzi Boschi, quindi una proposta di riforma della Costituzione della Repubblica Italiana eh, per quel che concerne alcuni punti. Prima di entrare nel merito una risposta secca perché votare sì? Perché votare no? Trosi. Sì. Io credo che bisogna votare sì perché è importante ed è necessario cambiare la Costituzione nella seconda parte, non nella prima parte che riguarda i principi fondamentali, perché è una necessità che non è dettata dall'oggi, diciamo, ma è un'esigenza che già Ruini, che è stato presidente della Commissione per la Costituzione, nel discorso di insediamento, già a quel tempo dichiarò. Che la seconda parte era stato frutto di un compromesso e che quindi col tempo si sarebbe resa necessaria diciamo, un intervento di modificazione di adeguamento. Poi nel corso degli anni sappiamo tutti che ben tre commissioni bicamerali si sono cimentate in questa direzione: quella dell'Onorevole Bozzi, la seconda dell'onorevole De Mita e poi onorevole Iotti e nel 1997 quella dell'onorevole Massimo D'Alema. Eh, queste commissioni si trattarono, eh, si, eh, ci si confrontò sugli argomenti che oggi sono al centro del quesito referendario. Naturalmente eh, per varie ragioni quelle commissioni non furono capaci di dare un esito, l'ultima per esempio perché Berlusconi dopo aver sottoscritto un accordo lo smentì dopo qualche mese perché preferì andare alle elezioni anticipate e quindi eh, diciamo così quelle esigenze rimasero tutte esigenze eh, giuste e riconosciute ma insomma senza alcun esito concreto. Adesso eh, che ci si è messo di buzzo buono. Si è riuscito a mettere insieme una proposta che ha avuto all'inizio una larga maggioranza. Tant'è vero che lo stesso Berlusconi e anche i settori della sinistra interna, il PD, Bersani, Speranza ed altri, avevano dato due anni fa il consenso diciamo, a questa proposta. Poi, naturalmente, le vicende politiche hanno portato. Alla condizione di oggi e quindi c'è diciamo, chi ha ritrattato, c'è chi si è pentito strada facendo, ma comunque diciamo, quella riforma e quella proposta mantiene secondo me tutta la sua validità perché consente eh, diciamo così, di mettere in atto un cambiamento possibile. Quindi tra cambiare o restare immobili io credo che sia giusto cambiare. Per questo io diciamo voto sì e invito gli elettori e i cittadini a dare il consenso diciamo, al quesito referendario che appunto è per il sì alle proposte diciamo, eh, della riforma Renzi Boschi. Pettinato. Perché votare no? Bisogna votare no per evitare lo stravolgimento della nostra Costituzione, perché 47 articoli che è vero che riguardano la sua controparte vengono stravolti, e si rende inutile la prima parte della Costituzione, che è la cosa più importante, dove ci sono i diritti dei cittadini, eccetera. L'architettura democratica della nostra Costituzione è come un mosaico, fatto di tante tessere in modo sapiente. Appena si tocca una tessera, cade il mosaico. Mi spiego. La nostra eh, Costituzione è fatta di pesi e contrapesi, Camera e Senato, garanzie costituzionali che sono il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Che cosa succede con questa riforma? Ecco perché noi diciamo che bisogna votare no. Perché è inevitabile che anche la legge elettorale vigente, il cosiddetto Itale, è comunque una legge che è costituzionale ed è vigente a tutti gli effetti. No? Con questa legge elettorale e questa riforma noi ci troveremo con una sola persona al comando. Perché? Perché la legge elettorale dà un enorme premio di, eh, premio di maggioranza al, partito, al primo partito che vince, che raggiunge il quorum. Inoltre, non essendoci più il Senato come contrappeso, no, si concentra un enorme potere nelle mani di una sola persona. Quindi cade il contrappeso del Senato. Può dire un'altra cosa sul Senato. Perché il Senato non è vero che non, no, non viene eliminato, il Senato rimane, rimangono... Poi entreremo nello specifico esatto. dei punti. Eh? Perché, dicevo questo, cade il, il contrappeso. Ma non solo, l'aggravante qual è? Che la, il partito di maggioranza da solo avrà la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica e... 8 membri su 7 della corte costituzionale ecco perché che dice, vi dicevo che bisogna votare no per impedire questo enorme potere nelle mani di una sola persona certo la costituzione si può anche aggiornare ma questo non significa stravolgere 47 articoli per rendere inutile la prima parte modificando la seconda parte perché concluso? E proseguo con lei. Perché andare a votare, a prescindere dalla scelta individuale, poiché è notevole il rischio di astensionismo soprattutto al sud? Bisogna andare a votare perché vedete, la Costituzione eh, a noi ci segna tanti diritti, però ci segna anche tanti doveri che a volte dimentichiamo. È un dovere civico di ogni cittadino recarsi ogni volta che ci sono elezioni a qualunque livello e esprimere la propria opinione tramite il voto. E questo è un dovere del cittadino. Chiaro, perché c'è questo calo enorme e noi invitiamo i cittadini ad andare a votare comunque la si pensi, comunque la si pensi, a partecipare, ad andare a votare. Perché c'è questo percentuale enorme ormai di astenuti da molti anni in Italia in Italia? Perché purtroppo la cattiva politica fatta dagli uomini e dalle donne che appartengono alle forze politiche, non dalle istituzioni che sono un'altra cosa, no, ha, in, in, ha ingenerato questa diciamo, disaffezione nel, 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 nei cittadini perché? perché la cattiva politica ha compromesso le nostre istituzioni. Vi risulta per esempio, è, è dominio di tutti, quanti ogni c'è giorno che apriamo un giornale o una televisione che non leggiamo fatti di cronaca di, di politici a tutti i livelli, dai piccoli comuni per arrivare anche a, al governo, che sono corrotti o hanno problemi con la giustizia. Allora è la politica che deve modificare, non la Costituzione. E quindi difendiamo la Costituzione intanto mai poi è la politica che bisogna cambiare e gli uomini e le donne della politica che evidentemente non rispettano l'articolo 54 della Costituzione e incominciassero a rispettarlo, secondo cui chi come dire, è chiamato a ricoprire cariche pubbliche deve esercitarli con onore, con onore, con onore. ecco okay. Trosi. Perché? Andare a votare. Insomma, andare a votare è un diritto dovere. Insomma. Quindi, se nel corso degli anni ci si lamenta della scarsa partecipazione, della scarsa democrazia e di tutte queste questioni che riguardano appunto come il cittadino partecipa alle decisioni, credo che con il voto diciamo. Il cittadino è protagonista, insomma, uno dei punti che in discussione o che ha riguardato la polemica intorno all'Italicum è, è come dire, la vicenda dei capilista bloccati che non consentirebbe diciamo, di scegliere il candidato o i candidati. E quindi una volta che il cittadino viene chiamato per concorrere alle decisioni e alle scelte, credo che lo debba fare, insomma, sia un preciso diritto dovere recarsi alle urne e, con il proprio voto stabilire in che direzione si deve andare. Quando si rinuncia a farlo è chiaro che non si esercita questo dovere, ma poi magari ci si limita a lamentarsi sui marciapiedi o nei bar e questo non va bene perché non rafforza la democrazia. In questo caso c'è una ragione in più per andare a votare, perché stiamo parlando della Costituzione, che è la carta fondamentale e a parte diciamo... La, la, la prima parte della Costituzione, dove appunto ci sono i diritti fondanti diciamo, e i principi essenziali che nessuno ha in mente di toccare, ma la seconda parte riguarda come semplificare il procedimento legislativo, come semplificare il sistema delle decisioni e quindi. Nel corso degli anni si è registrato che per esempio per approvare una legge si perde troppo tempo, che per esempio una legge che si approva alla Camera e poi va al Senato, se al Senato si modifica una virgola torna di nuovo alla Camera e oh, così via. Sì, 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 sì ma per specifico. dire, quindi voglio dire la semplificazione del sistema è elemento che riguarda il funzionamento delle istituzioni, che riguarda anche eh, diciamo, i provvedimenti che le istituzioni adottano e che hanno una ricaduta nei territori, sui eh, cittadini, sì. sugli enti locali. E quindi... Concorrere diciamo, a queste modificazioni, concorrere a, a cambiare le cose per migliorare le cose, credo che se un cittadino non ha questa consapevolezza bene, chiaro, è un cittadino che si limita a far, far chiacchiere ma che non dà un contributo attivo al cambiamento. Pensate che, questo, che attraverso questo referendum in qualche modo il governo in carica si stia mettendo particolarmente in gioco? C'è comunque una chiave di lettura che vede questo referendum eh, interpretato in maniera troppo personalistica o anche preconcetta, dipende poi dai punti di vista. C'è anche chi lamenta la poca chiarezza del testo della riforma, quindi io vorrei sentire entrambi. Eh, continuo con lei idrosi e riferimento alla chiarezza o meno del testo della riforma Ma, secondo, e su questa chiave di lettura me, preconcetta allora, o comunque Allora, secondo me il testo sottoposto all'attenzione degli elettori è chiarissimo. Tant'è vero che il testo semplificato in quel modo è stato messo all'indice dai sostenitori del no, proprio perché è sin troppo chiaro, diciamo così. Quindi io credo che dobbiamo capire. Io, per esempio, non ho condiviso il fatto che Renzi abbia enfatizzato a dismisura diciamo, questa vicenda del referendum personalizzando, dicendo o passa o io. Non va bene perché io, che pure sono un Renziano della primissima ora, che oggi è diventato un po' critico, diciamo, io mi attengo e preferisco attenermi al testo, diciamo, al merito del quesito referendario, perché secondo me al centro noi dobbiamo mettere i punti che appunto sono eh, lì diciamo, e che richiedono il giudizio dei cittadini, il 4 di dicembre. Quindi è chiaro che poi i sostenitori del no, eh, visto che si tratta di un'ampia. Non dico coalizione, ma diciamo di un'ampia compagnia molto articolata dal punto di vista politico, è chiaro sì. che l'unico collante che lega questa articolata compagnia è l'antirenzismo o il desiderio, diciamo così, di mandare a casa, di mandare a casa Renzi. Insomma. Che alcuni vogliono questo, ci può pure stare, nel senso che in politica tutto è possibile, però questo distoglie l'attenzione dal fatto principale perché al centro del referendum c'è il merito, appunto come dicevamo prima, che riguarda alcune questioni specifiche che io vorrei qui richiamare, insomma, a parte il superamento del bicameralismo parità, no, quindi diciamo, ma altrimenti facciamo discorsi. Sì, no, perché altrimenti rischiamo di sì, andare sì. un po' in confusione, però, poi vedremo Però però se io per dico punto. perché il merito, non è che posso dire il merito e mi fermo qui, devo dire perché il merito. Allora brevissimamente poi approfondiamo il bicameralismo paritario, diciamo, quindi Camera e Senato con le stesse funzioni, è un elemento che da una vita tutti richiamiamo, nel senso che non va bene e che deve essere superato. Il fatto che ci siano materie eh, concorrenti, diciamo, per le quali sin qui hanno avuto competenze sia lo Stato che il Senato, con un conflitto di competenze che si presenta eh, dietro l'angolo quasi ogni giorno, è un altro elemento che diciamo nel tempo abbiamo sempre detto che deve essere superato. Quello di eliminare gli enti inutili il Kenel è uno di questi, è un altro elemento che noi abbiamo sempre richiamato, la riduzione dei costi della politica, diciamo così, e anche del numero dei parlamentari. È un altro elemento che, insomma, tutti i cittadini hanno sempre posto all'attenzione del Paese. Quindi il merito della riforma è questo. Se questi punti si vogliono superare e modificare o se invece tutto deve rimanere così com'è. Questo è il tema. Il resto sono tutte chiacchiere e polemiche che possono sicuramente Va tornare bene. utili per chi ritiene che sia utile fare questo, ma non si affronta il problema principale che è di questo tipo. Pettinato. Guardi, la nostra Costituzione è fatta in maniera tale che come dire, nulla può. Succedere perché? Perché esce fuori da una, da una lotta di resistenza, come tutti sapete, abbiamo studiato, eccetera. Perché si è inventato il, il legislativo che è il Parlamento, l'esecutivo che è il governo, la magistratura, il giudiziario, la magistratura che sorveglia perché le leggi vengono rispettate da tutti. Cosa voglio dire con questo? Il governo. No, farebbe bene a governare le emergenze che ci sono, tante emergenze che ci sono in Italia. Io non capisco questo accanimento del governo su questa riforma che ha bloccato il Parlamento per quasi due anni, poi dirò anche qualcosa sulla legiferazione, no? a tutti i costi, mentre non è vero, il Parlamento autonomamente doveva essere lasciato in pace a riflettere, a studiare e probabilmente se così fosse stato noi avremmo avuto oggi un risultato molto migliore rispetto a questo risultato. Perché la Costituzione non appartiene al governo di turno, appartiene agli italiani, è la legge delle leggi che tiene insieme un popolo. Senza la Costituzione non esiste un popolo. Quindi anche la spaccatura che c'è oggi, il fatto che come diceva il sindaco Renzi all'inizio l'ha proprio personalizzato questo, questo referendum e in questi giorni ci sta tornando duramente proprio sulla personalizzazione, no. a noi come ampi non ci, riguarda, non ci riguarda. Noi abbiamo aderito al comitato del no proposto da Zagrebeschi e altri. No? ma comunque manteniamo la nostra, la nostra autonomia anche nelle iniziative, ci distinguiamo, come dire, per, ma voglio dire, la Costituzione è di tutti gli italiani ed è giusto che tutte le forze politiche prendano posizione, siano d'accordo o non sono d'accordo nelle modifiche che sono proposte. Sul testo c'è, l'ambiguità c'è, è inutile che ce lo giriamo, voglio dire, ce lo giriamo intorno. Perché la, cosa, la, la prima domanda voleva, doveva essere, cari italiani, volete voi rinunciare alla vostra sovranità popolare per non eleggere il Senato? Perché così è la riforma, e questo è l'articolo 1. Perché non è vero che non si tocca la prima parte, perché stravolgendo la seconda parte, dicevo prima, come dire, si rende inutile la prima parte. Spero che dopo avremo il tempo di entrare su qualche merito. Cambiare, ma cambiare per che cosa? Per fare che cosa? Cambiare per cambiare. Non mi pare una cosa come dire, logica. Oppure la, il bicameralismo perfetto si poteva superare tranquillamente dando ruoli diversi a Camera e Senato, la Camera legifera e dà la fiducia al governo, il Senato controlla, come ci sono in tutte le democrazie occidentali, controlla sull'attuazione delle leggi. Noi non abbiamo bisogno di produrre tante leggi al giorno, ne produciamo già tante. Abbiamo una media di approvazione di leggi in Italia di una ogni cinque giorni, che, che se ne dica, numeri alla mano. Sfido chiunque a, a dire il contrario, ad, ad affermare il contrario, costi della politica o delle istituzioni. Poi entreremo, e entreremo comunque nello specifico, ripeto, okay. dei singoli punti. Chiariamo per quei pochi che non lo sapessero: questo referendum non necessita del raggiungimento del quorum, quindi ci saranno necessariamente vincitori e vinti. Prosegue lei. Stiamo dicendo costi delle istituzioni, della politica o delle istituzioni? Perché c'è un conflitto di linguaggio che spesso lo stesso, sì, presidente, però, poi sì, punti... lo stesso presidente del Consiglio, come dire, se la lascia sfuggire, e l'ho sentito anche stasera dall'amico Drossi qui. Costi della politica: un conto sono le istituzioni, che sono il Senato, la Camera, le regioni, i comuni, un conto sono i costi della politica. I costi della politica si riferiscono ai rappresentanti della politica, a persone in carne ed ossa. Sui costi della politica però poi affronteremo il punto nello specifico. Io dicevo di argomentare anche per come dire, creare maggiore consapevolezza a chi ci ascolta e quindi agli elettori sul fatto che non necessita questo referendum il raggiungimento del quorum. È l'unico referendum nella nostra Costituzione, previsto nella nostra Costituzione che non necessita il quorum perché è un referendum confermativo, non abrogativo. Perfetto. Drosi, vuole aggiungere qualcosa? Anche lei sempre su, questo, su questa mia ultima domanda. Beh, ha già detto pettinato, diciamo. Quindi, questa è una, è una tipica forma di referendum che insomma, si sviluppa in questo modo. Quindi il risultato che ci sarà eh, darà l'esito, diciamo, e quindi non avremo il problema che per esempio abbiamo visto e registrato qualche mese fa per esempio col referendum sulle trivelle insomma, no? tanti referendum che si sono fatti nel nostro paese poi non hanno raggiunto il quorum e si sono sprecati i soldi in questo caso della democrazia perché... Fare un referendum costa non, pochi, non, pochissimi, non pochissimi soldi. Bene, ci separiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo proprio con i punti nello specifico e quindi con Fausto Pettinato per il comitato del no e Michele Drossi per il comitato del sì. Tra pochissimo. Cerchi il tuo dispensario del benessere? Aperto tutti i giorni anche in orari particolari? Dispensario farmaceutico del dottor Alessandro Macrina. Lo trovi in località Pilinga Zilleria di Gasperina. Dispensario farmaceutico del dottor Alessandro Macrina. Sconti del 15% su tutti i prodotti senza prescrizione medica. Telefono 0967 57 74 54. Parte di S1 Magazine Speciale Referendum, ben trovati in studio per il no Fausto Pettinato, Presidente Ampi Sezione Soverato, per il sì Michele Drosi, Sindaco di Satriano. Vediamo proprio i punti nello specifico di questa eh, riforma. Disposizioni per il superamento del bicameralismo ehm, paritario. Pettinato. Il superalismo non, non viene superato nei fatti, e questa è un'altra presa in giro, perché l'articolo 70 della nostra Costituzione recita la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, nove parole. Il nuovo articolo 70 che regola appunto doveva superare, doveva superare il bicameralismo perfetto, prevede almeno otto procedure legislative tra Camera e Senato. Tra Camera e Senato. Non solo, ma il Senato avrà la possibilità di richiamare tutte le leggi in discussione alla Camera e dire la sua. Non solo questo, ma un Senato non eletto dai cittadini, ma nominato dalle regioni e alcuni sindaci, 21 sindaci, no? addirittura avrà la possibilità domani, se passa la riforma, di modificare persino la nostra Costituzione. Allora, può un senatore non eletto dai cittadini mettere mani alla Costituzione? Può un senatore non eletto dai cittadini mettere mani a una legge elettorale? Può un senatore dei cittadini, come dire, un senatore non eletto dai cittadini intervenire sulla legiferazione? Infatti, prova nel che... È solo la Camera che darà la fiducia al governo e non più il Senato. Nei fatti abbiamo fatto un dopo lavoro di alcuni sindaci e di alcuni consiglieri regionali. Tra l'altro c'è un aggravante. Chi ha scritto la Costituzione forse non conosce bene il sistema italiano: abbiamo cinque regioni e uno statuto speciale in Italia. Il loro statuto speciale prevede che un consigliere regionale non può fare il senatore prevede che il contemporaneo non può farne l'uno e nell'altro. Che cosa succederà? Non sappiamo. Aggravante. Non tutte le regioni in Italia votano in contemporanea, lo sappiamo bene. Ogni anno ci sono elezioni di una regione, di due, di tre, di cinque. Quindi avremo un Senato in continua rotazione, in continuo rinnovamento. Poi vorrei capire io, siccome i sindaci 21 e i sindaci dei capoluoghi e si, guarda, io ho un sindaco anche se è di un piccolo comune. No? Ho un sindaco a a me, ma un sindaco di un capoluogo di regione che automaticamente andrà a fare il senatore o di una città metropolitana, no? dove troverà il tempo per fare anche il senatore, un consigliere regionale per fare il consigliere regionale, dove troverà il tempo per andare a fare il senatore. Per ritorno alle regioni, specie, corso tutto speciale. Se si dimette da consigliere regionale, non prende più lo stipendio, va a fare il senatore. Ma non lo può fare il senatore perché deve essere comunque consigliere regionale. Come dire, ecco perché noi diciamo che questa riforma non solo stravolge veramente l'architettura democratica, ma sta creando ed è confusa, scritta male tra le altre cose. Trosi. Questa riforma si supera il bicameralismo paritario. Pettinato lo ha già detto. La Camera no, sarà l'unica Camera che darà la fiducia al governo. E quindi non avverrà, non avverrà più come è avvenuto sin qui, che la fiducia... No, non mi no, no, no. no un, a... un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Alcune leggi sono esclusiva della Camera. Altre competenze sono esclusiva del Senato. Naturalmente il Senato può richiamare, se lo ritiene, le leggi approvate dalla Camera, ma entro dieci giorni le deve emendare e poi la Camera ha 30 giorni di tempo per chiudere la partita. Quindi non ci sarà come è avvenuto sin qui un tempo sine die diciamo, per definire il procedimento legislativo, quindi va da sé che la situazione è modificata completamente. E per quanto riguarda poi il, le modalità per eleggere il Senato, queste ancora non sono definite, quindi c'è chi ritiene, da parte di molti settori, eh, si punta diciamo, e si indica una forma di elezione diretta anche per il, per il Senato. E quindi, io sono tra questi, diciamo. quindi eh, io credo che non è giusto che i consiglieri regionali eh, o i consigli regionali elegano i propri rappresentanti a Roma o eleggano diciamo, i sindaci che poi devono far parte di questo Senato. Credo che da questo punto di vista bisognerà mettere mano ad una modalità di elezione che insomma, mette al centro il cittadino. Quindi da questo punto di vista io sono assolutamente d'accordo. Poi è ovvio che i consiglieri regionali che scadono come mandato saranno rinnovati successivamente con la nuova legislatura diciamo nelle diverse regioni così per quanto riguarda i sindaci sarà la stessa cosa insomma quindi noi avremo un senato di 100 persone di 100 elementi che appunto questo comporterà una riduzione di oltre 200 215 senatori insomma in meno quindi questo e il dato sono numeri, non è che sono punti di vista o opinioni. Nel... Ci sarà un Senato ridotto, quindi ci sarà una Camera che avrà alcune competenze e solo la Camera darà la fiducia diciamo, al governo. Quindi questo è il dato di fatto. Uno può dire: Ma avremmo potuto fare una proposta migliore, sicuramente avremmo potuto fare 3.000 proposte migliori sta di fatto che sono passati tantissimi anni e proposte migliori con un esito concreto non ne abbiamo potuto conoscere quindi vediamo un po se il referendum dovesse passare come funzionerà e che tipo di risultati darà questa questa riforma insomma io credo che comunque avremmo il risultato di semplificare il sistema Entriamo di approvazione delle appunto leggi, appunto, che riguarda la riduzione del numero dei parlamentari. Beh, questo è un tema che, come ho detto poc'anzi, è all'ordine del giorno eh, dei confronti e delle questioni delle quali discutiamo, discutono gli opinionisti si è discusso nelle forze politiche, si è discusso nelle forze sociali, insomma, nel mondo del terzo settore, nel mondo in generale, i cittadini, la società, quello di avere un numero di parlamentari eh, più basso diciamo, di quello che abbiamo conosciuto è un tema diciamo, di grande eh, attualità e di grande importanza. Anche perché questo è il parlamento più affollato diciamo, del mondo, si potrebbe dire. In America, che è un paese molto più grande dell'Italia, ci sono meno parlamentari di quanto ce ne sono. Quindi. Il problema di ridurre il numero dei parlamentari è questione che ci ha trovato tutti d'accordo negli anni, quando lo abbiamo detto, quando lo abbiamo sottolineato. Adesso, diciamo, dopo averlo enunciato e sottolineato per tantissimo tempo, abbiamo l'occasione diciamo, di, 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 di farlo. Insomma, no? Con, attraverso il referendum e il voto al referendum i parlamentari passeranno da 900... Quanto, quanto erano prima a 700 dispari, quindi c'è una riduzione di oltre, 200, di oltre 200 parlamentari. E questo è un dato di fatto, non è che diciamo così, è un punto di vista mio o, o di pettinato. Quindi, da questo punto di vista, il referendum consentirà oggettivamente di ridurre il numero dei parlamentari, così come consentirà di eliminare le province, un altro tema del quale si discute da tantissimi anni nel nostro paese, addirittura credo che un trentennio fa in Italia si avviò un ragionamento e un confronto e una discussione se eliminare le province e dare vita ai comprensori. Poi i fatti si sono incaricati di dimostrare che non si eliminarono le province, non si diede vita ai comprensori magari si inventarono le comunità montane che poi sono state cancellate, si inventarono le unità sanitarie locali, i distretti scolari, i consigli provinciali scolari, e tutte cose che poi insomma rilevano che nel nostro paese quando si tratta di parlare di riforme o quando si è trattato di parlare di riforme c'è stata, io la definirei così, una certa schizofrenia riformatrice, diciamo. Che tante volte ha annunciato cambiamenti e poi questi cambiamenti nei fatti non ci sono stati. Quindi adesso diciamo, siamo di fronte alla possibilità concreta di, di portare eh, questo risultato, insomma, di produrre dei cambiamenti e quindi il mio voto è sì perché appunto il 4 dicembre, se passa il sì, questi cambiamenti passeranno non solo come un'enunciazione, ma finalmente, come un fatto concreto. Chiaro, e sulla riduzione del numero dei parlamentari, sentiamoci. Eh, sulla sentiamo riduzione del numero dei parlamentari noi da sempre, come altri, sosteniamo, sosteniamo, sosteniamo e sostenevamo che si poteva ridurre tranquillamente sia il numero dei deputati che il numero dei senatori. Come dicevo prima, affidando ruoli diversi alla Camera e al Senato, senza uno stravolgimento, così come la Costituzione. Perché, per quanto riguarda le elezioni anche se il sindaco è ottimista, ma purtroppo non sarà così, intanto perché l'articolo 58 che prevede dove dice esplicitamente e chiaramente il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale è abolito in questa riforma, viene abolito, out. Dopodiché non solo, ma l'ha detto Renzi nella sua relazione che accompagnava il 2014. La, eh, la presentazione del DDL di riforma al Senato l'ha detto proprio Renzi nella sua relazione. Andata a leggerla e c'è scritto chiaramente che non ha senso un Senato eletto dai cittadini perché chi viene eletto dai cittadini poi giustamente svolge un ruolo importante perché deve rispondere ai cittadini. Quindi si vuole un dopolavoro. Si è studiato un dopolavoro che non devono rispondere ai cittadini, quindi nominati dai fatti da, dai partiti. Così come avviene per le province, come è avvenuto 20 giorni fa ci sono state le elezioni di del rinnovo dei consiglieri provinciali, forse nessuno se ne è accorto, ma il sindaco lo sa perché è andato a votare. Lui è andato a votare, noi cittadini non siamo andati, non siamo andati a votare, quindi ci hanno tolto il voto, così come ce lo tolgono per il Senato, ma restano lì. Il Senato resterà quindi senza il voto dei cittadini e avrà tutto il potere di legiferare. Che, che se ne dica? Il famoso articolo 70 che tutti ne parlano. Qua c'è scritto chiaro e limpido: leggere per credere. Avrà tutto il potere di legiferare, altrettanto come la Camera, quindi non eletto dai cittadini però. Le province: la riforma del Rio, il sindaco lo dovrebbe sapere, che ha riformato le province è vero che nella, nella riforma costituzionale sparisce la parolina province la parolina magica ma resteranno in piedi perché 15 diventeranno città metropolitane e le altre ci chiameranno articolazioni territoria, territoriali oppure arie vaste e il sindaco lo sa che la, la legge del Rio sicuramente la conosce che gli interessa come amministratore no? quindi è un falso che le province spariscono restano lì con tutti i costi che ci sono e resteranno le competenze, non solo, ma la legge del Rio che ha riformato le province nel 2014 prevede addirittura che alle cose che dicevo prima, articolazioni territoriali, aree vaste e città metropolitane, può addirittura affidare ulteriori compiti. Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, altro punto. Allora, la ragioneria dello Stato ha certificato, no io, che il, la riduzione dei costi per quanto riguarda il Senato, che non prenderanno nessuno stipendio, anche i 100 senatori che saranno nominati non prenderanno stipendio, siccome il Senato rimane tutto in piedi com'è, con 800 dipendenti, funzionari e tutto, la struttura rimane com'è, il, il costo dei senatori ha calcolato intorno ai 50 milioni, 49,50 milioni. Di questo stiamo parlando, non è che stiamo parlando di che cosa altro, scusate, di 49-50 milioni. Ma scusate, l'Italia che ha un bilancio di 836 miliardi all'anno sta guardando 49 miliardi, 9 milioni di riduzione dei costi dei senatori come dire, per togliere la sovranità al popolo, quindi manomettere l'articolo 1 nei fatti. A questo punto siamo, allora ecco perché diventa pericolosa la riforma e noi la contestiamo, proprio per questo motivo, perché si toglie la sovranità al popolo e diventa pericolosa, ma molto pericolosa, altamente pericolosa diventa questa riforma. Perché se si dimezzavano i deputati e si dimezzavano i senatori, lei lo sa che avremmo risparmiato anche 100 milioni in 49 per esempio se si se questo di tratta. Se si tratta di ridurre il costo della politica, non delle istituzioni, perché come vediamo il Senato nel 2015 ha avuto un bilancio di 540 milioni, tolti i 49 mi pare che è proprio lo 0,0 qualcosa no? in termini di percentuale. Ma se si vuole ridurre i costi della politica, no? come mai il PD dieci giorni fa ha votato contro una legge proposta da un gruppo parlamentare? Che riduceva il, lo stipendio dei senatori e dei deputati, come mai ha votato contro il PD? Di questo deve rendere conto il PD. Lei lo sa che l'articolo 69 della Costituzione dice esplicitamente che ai senatori e ai deputati è giusto che sia rimunerato un, un compenso, ok? Ma non dice quanto, però, dopodiché, la legge ordinaria che stabilisce quanto bene. Si faccia una legge con un solo articolo dove si decide domani mattina e il Parlamento la vota, vediamo chi la vota, dove si dice da oggi, siccome dobbiamo fare sacrifici, lo stipendio dei deputati e dei senatori diminuisce dell'X% e abbiamo risolto il problema, no? Trossi, sul contenimento dei costi. Beh, il contenimento dei costi con eh, questo quesito referendario, con questa proposta... Eh, porterà un risparmio di mezzo miliardo di euro circa, diciamo, considerando l'abolizione del Kinel, eh, l'abolizione la, la, dei costi del Senato che non riguarda solo le, eh, riguarda la riduzione del numero e riguarda anche l'eliminazione di tutti gli staff e di tutte le spese diciamo, eh, collaterali che ogni senatore oggi ha eh, all'interno della struttura del Senato. Quindi questo elemento diciamo, della riduzione dei costi, chiamiamolo delle istituzioni, insomma, del funzionamento delle istituzioni, è un elemento diciamo, reale che si affronta e eh, che con, eh, se dovesse passare il sì sarà, diventerà un altro elemento concreto. Eh, lo stesso per quanto riguarda le province. Le province in Costituzione non ci saranno più, ci saranno le città metropolitane e Poi le aree vaste diciamo, o strutture di coordinamento territoriale che dir si voglia saranno solo strumenti appunto che si occuperanno di attivare un coordinamento tra territori, diciamo, tra insieme di comuni per affrontare le competenze che ancora riguarderanno questo livello cioè l'edilizia scolastica, la viabilità provinciale, ma non ci saranno né indennità diciamo, per gli amministratori di queste aree vaste che avverranno appunto come già per le città metropolitane con elezione diretta di secondo grado, cioè attraverso il voto dei consiglieri comunali, così come avveniva in passato per le comunità montane, se vi ricordate che erano strumenti di coordinamento territoriale o per le unità sanitarie locali, insomma. quindi eh, a proposito di democrazia e di scelta dei cittadini vorrei far presente che l'attuale sistema elettorale che ha portato alla elezione del Parlamento i cittadini si sono limitati a ratificare scelte decise altrove, perché come è largamente noto, sia le liste della Camera sia le liste del Senato erano liste diciamo, bloccate, con un ordine diciamo, deciso a Roma o in vertici diciamo, regionali dei partiti. Quindi, un ordine presentato agli elettori che votando quel partito in testa si limitavano diciamo, a ratificare scelte fatte altrove. Quindi, il punto è che si è modificato, diciamo, si è modificato con l'Italicum questa proposta e si dovrà modificare l'attuale proposta dell'Italicum, io non condivido per esempio il fatto che nella proposta attuale che ormai tutti quanti hanno detto e dichiarato in maniera chiara ed esplicita che si dovrà modificare perché naturalmente se si decidesse. Eh, di mantenere la questione dei capilista bloccati, significa che su 630 deputati 300 verrebbero appunto nominati bene, con... Senta, brevemente sulla soppressione del CNEL Beh, Sul CNEL diciamo non c'è uno che eh, abbia avanzato una ragione per mantenerlo insomma il CNEL in quella fase quando si stabilì di, di dare vita a questo strumento aveva un suo diciamo, significato quindi le forze sociali le forze del sindacato, le forze del lavoro le forze imprenditoriali in quella sede avrebbero dovuto discutere eh, delle questioni del lavoro delle questioni delle imprese eccetera e fare anche avanzare anche proposte di legge diciamo eh, però dicendo, da questo punto di vista si è fatto molto poco l'attività prodotta è stata un'attività pressoché insignificante quindi eh, diciamo da questo punto di vista va. credo che ci sia una condivisione generale sul fatto che va il Kinel debba essere superato va bene brevemente eh, vorrei sentire anche lei sulla soppressione del Kinel sulla soppressione del Kinel forse era l'unico punto dove si poteva essere d'accordo però lo diceva anche il sindaco, che lui ricorda molto bene un po' di storia italiana, ma la ricordo pure io. Il CNEL negli anni passati ha avuto un ruolo importantissimo nell'economia italiana perché, appunto, come diceva il sindaco, vi erano le migliori teste, le migliori personalità che si mettevano insieme, industria, sindacato, forze politiche, e cioè, elaboravano delle proposte diciamo che poi poteva, alcuni sono diventati anche leggi italiane, era cosa, ma lei c'erano le migliori teste, quando il CNEL è diventato come dire, un topolavoro, dove sono i mandati... Un cimitero degli elefanti, diciamo, Un cimitero degli elefanti, i cosiddetti trombati in campagna elettorale, per capirci, o i nulla facenti, e quindi è caduto come dire, la qualità del, dell'elaborazione, eccetera, a questo punto voglio dire si può eliminare, però non dimentichiamo che ha avuto un ruolo importantissimo. Però vorrei ricordare al signor Drosie, al sindaco, che il, Kinelle, il costo del CNEL in totale è 9 milioni all'anno, di cui 6 personale che passa tutto alla Corte dei Conti perché non viene licenziato, il, resto, il, vero, il vero costo è di 3 milioni un'altra cosa, se il sindaco mette in discussione le dichiarazioni della ragioneria dello Stato, non mie che il costo, il risparmio per quanto riguarda la modifica del Senato è di 50 milioni circa io, no, lui no, lo no. può fare tranquillamente il costo complessivo di tutte, le, le, di tutte le attività I, delle, il, al i, centro i risparmi, della riforma i non solo questi. del Senato il risparmio sono 49 tutto, tutto. milioni per il Senato no, no, no. e 3 milioni per il CNEL il CNEL, dopodiché però facciamoci tutti una domanda e la faccio a tutti i cittadini no? visto che anche il sindaco contesta la legge ex legge elettorale cosiddetto Porcellum, dove Chiaro. tutti erano nominati praticamente e noi non votavamo, non votavamo la persona abbiamo okay, notificavamo che, quindi è, una, era, è stata una legge dichiarata incostituzionale domanda, ma questo Parlamento è legittimato era le, ed è legittimato toccare la Costituzione, visto che è, è incostituzionale, che non è stato scelto dai, liberamente dai cittadini in base all'articolo 1? Ecco, forse era opportuno che questo Parlamento neanche mettesse mani alla Costituzione della Repubblica beh, italiana. Lei, ha fatto, lei vuole replicare brevemente? Oh, diciamo che la Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionale questa legge, però, ha detto che fino alla scadenza, compresi gli atti eh, ai quali appunto darà vita questo Parlamento, sono atti assolutamente legittimi. Quindi, Va da bene. questo punto di vista, non c'è nulla fuori Va posto. Non sono veniamo... legittimi, era un problema di opportunità morale Va. e politica. Va bene. Ma se c'è la legittimità, voglio dire, l'importante è la legittimità, ovviamente la legittimità diverse. formale. Veniamo all'ultimo punto: la revisione del titolo quinto della eh, seconda, della parte seconda della Costituzione. Quindi, chiariamo che sono stabiliti determinate eh, competenze concorrenti, quindi quelle materie delle quali si occupano è lo Stato e le regioni. Se passa la riforma molte materie torneranno di competenza esclusiva dello Stato, quindi c'è chi è d'accordo perché vede una sorta di confusione per quel che concerne il confine tra cosa può fare lo Stato e cosa invece è riservato alle regioni. C'è chi invece ritiene che tutto questo andrebbe a comportare un passo indietro verso il cosiddetto decentramento vale a dire la delega di eh, maggiori poteri a livello locale. Preto. Torniamo sempre alla demolizione, all'inutilità della, della, della prima parte della Costituzione modificando la seconda. L'articolo 5 della Costituzione, quindi nei primi 12 articoli, prevede che lo Stato agevola le autonomie locali. C'è scritto chiarissimo, d'accordo? Allora, la riforma del 2001 è vero che ha creato confusione ha creato conflitti, però in tanti anni ormai la Corte Costituzionale, bene o male, aveva stabilizzato un attimo le competenze, voglio dire, regionali o nazionali. Che cosa succede con questa riforma? Molte competenze vengono riaccentrate allo Stato centrale. Qualunque cosa nel momento in cui il governo dice "Questa è un'opera di priorità nazionale", espropia il territorio di qualunque iniziativa, di qualunque opposizione. Facciamo un esempio pratico. Noi abbiamo avuto la vicenda in, questi ultimi, in questo ultimo anno, la vicenda Battaglina-Girifalco, la mega discarica che doveva essere costruita a Girifalco. Bene, se nel caso quella vicenda... Succede, succederà, succedeva o succederà né dopo palavoratamente dovesse passare questa riforma che io mi auguro di no. no. Il governo poteva dichiarare tranquillamente in quell'occasione opera strategica di utilità nazionale e il popolo viene espropriato dalla protesta e quindi da non consentire determinate cose. Cosa che invece il popolo della zona Girifalco, Borgia, eccetera, attraverso la mobilitazione hanno impedito quello scempio di quella mega discarica. E così sono tutte le cose. La stessa cosa del referendum no trivial che è stato fatto a maggio, per esempio, se domani mattina il governo decide che deve passare dal centro di Sovarato o di Satriano, per parlare proprio della nostra zona, una mega autostrada o una mega ferrovia e taglia, voglio dire, le popolazioni. E stravolge il territorio, la dichiara opera strategica di importanza nazionale e passa sulla testa dei cittadini. Io mi meraviglio come un amministratore, come il sindaco, che sono quegli amministratori che io chiamo l'avamposto, sono proprio sempre con i cittadini in pratica, se non vai tu vengono loro a trovarti, perché sei l'avamposto in pratica. Come farà domani, malauguratamente, succederà qualcosa del genere a sostenere poi la popolazione della sua comunità per dire sì, avete ragione, la manca di scarica qua non si può fare. Va bene, Beh, io credo che sulla base dell'esperienza degli anni diciamo, è venuto fuori che alcune materie che appunto sono state e continuano ad essere, salvo diverso esito diciamo, del referendum. In capo allo Stato e in capo alle regioni, determinando una situazione per la quale, magari su una stessa materia, una regione fa una cosa, una regione ne fa un'altra ancora, una regione ne fa un'altra ancora. E quindi la situazione assolutamente diversificata e nella stessa nazione e nello stesso paese è impensabile e al di fuori di ogni logica che su una stessa questione ogni regione possa andare per conto suo, determinando appunto confusione, sovrapposizioni e conflitti anche di competenza perché magari poi in ognuna di queste situazioni si sono scatenate o proteste o indicazioni contrarie o battaglie politiche e quindi su alcune materie che sono di interesse nazionale, come la salute, diciamo, la formazione professionale, la pubblica istruzione, la cultura, il turismo, ecco su queste materie la competenza torna, diciamo, almeno per quelli che sono gli aspetti generali, torna in capo allo Stato. Che cosa vuol dire questo? Se c'è un provvedimento dello Stato, diciamo, del governo nazionale su un territorio con, siccome si è protestato nei confronti della regione, i cittadini possono protestare nei confronti dello Stato. Non è che lo Stato fa una cosa che si ritiene sbagliata e tutti quanti si mettono a 360 gradi per ricevere o subire un provvedimento che può apparire iniquo. Quindi, da questo punto di vista, eh, se c'è una cosa che eh, bisogna contrastare, comunque si contrasterà e si potrà contrastare. Il fatto positivo è che appunto, finalmente non si va verso quei conflitti di competenze che per lungo tempo hanno bloccato diciamo, ogni decisione e hanno complicato la vita e le decisioni di quelle istituzioni che avrebbero dovuto decidere, ma proprio per il conflitto di competenze che si era instaurato non avevano la possibilità di decidere alcunché. Quindi mettere ordine e razionalizzare anche questa parte eh, di discorso secondo me è un elemento che semplifica, è un elemento che chiarisce ed è un elemento diciamo, che non potrà che essere apprezzato sia dalle istituzioni locali sia dalla società nel suo complesso. Ultimissima domanda, cosa succederà il 5 di dicembre, quindi post referendum in Italia e anche nelle nostre realtà. Cerchiamo di contestualizzare i risultati del referendum. Trosi. Credo che non succederà la fine del mondo sicuramente perché si dovrà prendere atto dell'esito del referendum e quindi tutti coloro che, sono, che annunciano tempeste, che annunciano la fine del mondo, che annunciano l'Apocalisse diciamo, sono dei demagoghi ma non dicono la verità. Insomma si continuerà a lavorare diciamo, come sempre. Speriamo che l'esito del referendum potrà consentire un risultato che sia il più utile diciamo, alle comunità, ai cittadini, al funzionamento delle istituzioni. Quindi... Io non sono assolutamente preoccupato perché è un quesito referendario sul quale sono chiamati i cittadini ad esprimersi, quindi un'altissima forma di democrazia. Il risultato sarà l'esito di un confronto democratico, e quindi ognuno di noi si dovrà inchinare rispetto a ciò che i cittadini avranno deciso diciamo, partecipando al voto. Io quindi l'invito che rivolgo è quello di andare tutti quanti a votare, di esprimersi, di dare il proprio consenso diciamo, al sì per la parte che mi riguarda, ma sono tra quelli che guarda ai cittadini che votano no con grandissimo rispetto. Io non demonizzo nessuno perché in democrazia ognuno ha diritto ad esprimere le proprie idee, ad esprimere la propria preferenza e il proprio punto di vista nessuna apocalisse e nessuna fine del mondo. Bene, pettinato. Forse l'unica cosa che sono d'accordo con il sindaco, nessuna apocalisse e nessuna fine del mondo. È un referendum, siamo una società civile, siamo 60 milioni di cittadini italiani, se non più, per cui, come dire, si va a votare per confermare o meno la riforma costituzionale. Naturalmente noi diciamo no. Per i motivi che ho detto, ma ne potrei elencare altri, altri migliaia. Come dire. Perché stravolge l'architettura democratica, non è vero che si risparmia, non è vero che eh, velocizza l'iter legislativo. Anzi, all'ustri costituzionalisti hanno detto che ci sarà il paradosso che allungherà l'iter legislativo. Però, se passa il sì, sono preoccupato, in che senso? Perché questa riforma. È semplicemente un passaggio intermedio del, di quello che hanno dettato le lobby multinazionali della finanza mondiale al governo italiano, la JP Morgan in testa, la BCE, la Commissione europea: perché? Perché dando quel potere enorme al governo e alla supremazia del governo sul Parlamento, solo in quel modo si potranno demolire ulteriori ulteriori situazioni in Italia. Che cosa? C'è scritto chiaro nella lettera del JP Morgan che ha imposto la riforma a Renzi, c'è scritto che bisogna privatizzare la previdenza, la sanità, la scuola, le aziende pubbliche, la produzione e la distribuzione di energie, tutti i servizi pubblici locali, il trasporto pubblico, l'acqua e persino demolire i contratti collettivi nazionali di lavoro che in parte è stato fatto eliminando i diritti. Tramite la legge sulla riforma, sulla riforma del lavoro, questo succederà dopo, se malauguratamente dovesse passare la riforma. Ecco perché noi diciamo no a questa deriva populista. Perché l'ultima domanda che ci dobbiamo fare è questa: questo enorme potere concentrato nelle mani di una sola persona. No? Domani mattina, se le elezioni li vincerà un pazzo in Italia. E purtroppo stiamo assistendo in, questo, in questi anni, in questi periodi, in un'Europa che non mi pare come dire, che sia un'Europa, quello che erano i padri Costituenti, quelli che hanno pensato l'Europa. Sta diventando un'altra cosa, l'egoismo, il razzismo. D'accordo. Se domani mattina con questo potere enorme nelle mani di una sola persona, vincerà un pazzo gli italiani. E purtroppo succede. Proprio nei periodi di crisi economica, è un classico, quando la gente veramente non ha da mangiare, 12 milioni di poveri ci sono in Italia, non 10. D'accordo? Allora, per questo, per impedire ulteriori derive, noi diciamo che bisogna bloccare, frenare questa riforma costituzionale che demolisce. Come dire, stravolge la seconda parte, ma demolisce i diritti dei cittadini. Va bene, chiara la sua posizione? Va, va bene così per entrambi? <coughs> io credo Voleva replicare sono... brevemente? No, no, no. Penso, io ho detto all'inizio che non succederà la fine del mondo. Invece, l'amico Pettinato è... beh, ha fatto intravedere. Ha fatto intravedere <ride> diciamo, una visione apocalittica. Della... Beh, credo che sia un po' eccessivo, insomma, no? Io credo che continueremo ad operare e a lavorare nell'interesse della comunità, non ci saranno uomini solo al comando, non ci sarà, non ci sarà una monarchia, diciamo. la bene, democrazia continuerà a, a vivere. Io per il momento ringrazio il sindaco di Satriano Michele Drosi, ricordo, per il sì, e Fausto Pettinato invece, presidente sezione Soverato, per il no. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito come sempre e se un omega si intorna puntuale giovedì prossimo alle 21. Arrivederci!